Stand della Maratona di Roma, qui allo stand dell'Asis con Stefano Baldini, che facciamo un po' il punto. Allora, intanto sei alla Maratona di Roma a seguire ovviamente per la marca con cui hai la tua immagine, con cui lavora, come sta andando in questi giorni? Tanti appassionati, tanti maratoneti sono qui allo stand e poi domani ovviamente ci sarà la Maratona di Roma. Beh, intanto tutti sono curiosi di vedere le nuove tecnologie, i modelli che escono per il 2013, e quindi questo è il momento giusto per poterli vedere tutti insieme, perché li abbiamo proprio tutti. E poi c'è anche chi fa acquisti, c'è anche chi chiede consigli, e noi siamo qui apposta. Tanti chiedono ancora di fare una foto, non si sono dimenticati insomma delle cose che abbiamo fatto io, anche Laura Fogli, che è sempre molto gettonata, e ci si diverte, perché insomma questo è il mio ambiente e a me piace così anche confrontarmi, ritrovare persone che conosci. È sempre bello venire qui a Roma, perché comunque c'è un gran movimento. Allora, a proposito di tuoi ruoli, l'altro ruolo che hai in questo periodo, che hai assunto da qualche mese, è con la federazione, con la FIDA, la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Come ti stai trovando questo tuo rapporto responsabile del settore giovanile? Ma è una sfida importante, perché lavorare con i giovani è una grande responsabilità, ma poi è anche un grande piacere. E i primi mesi sono andati bene. Eredito comunque una situazione ottima, perché nel giovanile siamo sempre stati competitivi a livello internazionale, con tanti ragazzi che si sono messi in luce e che poi invece faticano un po' a riconfermarsi anche quando diventano grandi. Il nostro obiettivo è quello di accompagnarli durante la fase dell'agonismo giovanile ad essere pronti e maturi ad affrontare l'atletica dei grandi. Quindi nessun risultato a tutti i costi e nessun così voglia di bruciare le tappe. Poi è chiaro che se vengono anche dei risultati noi siamo molto contenti, però tutti devono essere messi nelle condizioni di poter crescere e maturare al meglio. Ho delle ottime impressioni di questi primi tre mesi, e soprattutto lavorare col giovanile mi permette di avere sempre il sorriso sulle labbra. C'è sempre un grande entusiasmo e il mio compito è quello di alimentarlo. A proposito di della nostra trasmissione, il nostro titolo, come sapete chi ci sta seguendo o su Toscana TV o via internet, è Runners e Benessere. Per Stefano Baldini oggi che cos'è il benessere? Beh, muoversi, sentirsi bene con se stessi, imparare a conoscersi e ad autoregolarsi, perché l'attività fisica ti obbliga ad essere un po' più rigorosi con se stessi e di conseguenza avere anche delle soddisfazioni personali, perché comunque chi fa sport e chi fa attività è più rispettoso di se stesso e vive meglio il quotidiano e ha anche più rendimento sull'attività lavorativa e nei rapporti con le persone. Quindi benessere deve essere questo: fare un qualcosa che ti piace, perché ti diverte e perché ti fa star bene. Devo dire che nel mio piccolo, pur essendo un atleta di altissimo livello, questo è sempre stato in ogni caso il motivo principale dell'attività sportiva, il fatto che correre mi facesse proprio star bene, anche quando c'era un po' di tensione e si preparavano le gare molto importanti. Un consiglio da chi ci segue, che magari in questo momento è sul divano, sul letto o da qualche altra parte, che magari ma fa fatica in questo periodo uscire o per andare a camminare o per andare a correre o fare qualunque altro di sport. Quale potrebbe essere il consiglio di Stefano Baldini, la leva che ci permette magari per qualche sedentario di alzarsi da dove siamo e cominciare a fare qualcosa? Guarda, un po' di fatica, se vuoi arrivare a un piccolo risultato la devi fare sempre, questo non soltanto nello sport ma anche nella vita di tutti i giorni, e quindi nel lavoro, nei rapporti umani e familiari. E per chi è un po' demotivato in questo periodo, magari perché esce da una stagione invernale che così ha vissuto con un po' troppo maltempo e non è mai di buon umore, il cercare di condividere con qualcun altro l'allenamento o le uscite, le due o tre che fai durante la settimana. Questo ti darà la possibilità di rimotivarti, nel senso che quando magari non hai voglia tu, ce l'hanno i tuoi amici, e così al contrario sarai tu a spronare i tuoi amici quando questi magari un giorno non avranno granché voglia di uscire, e il gruppo aiuta sempre tutti.
Ti dico una frase, vediamo se ti piace. L'attività sportiva in generale come miglior farmaco per la tua salute, la condividi? Assolutamente sì, spesso ci riempiamo la bocca con frasi del tipo fare attività sportiva ci fa risparmiare dal punto di vista sanitario. Beh, ma questa è la realtà, perché gente che sta bene non ha, la gente che sta bene non ha bisogno di acquistare anche i farmaci, quelli più comuni, per il mal di testa, perché il mal di testa non ce l'ha, il raffreddore lo prende raramente, quindi insomma, direi che assolutamente l'attività fisica da questo punto di vista è benessere al 100%, e la corsa è il più semplice e pratico movimento che possiamo fare.